di Sesamo, una nuova trasmissione di Teleweb Vision Napoli. Oggi le porte di Sesamo si aprono sul lungomare di Portici, ove si celebrano i tuffi del primo dell'anno 2015. Bravo Lucio! Bravo! E Costa Rossana! C'è bisogno di una massima partecipazione di tutti i cittadini, così come vediamo in estate, quando si fanno le manifestazioni, anche in inverno dobbiamo stare qui perché siamo irriducibili e non dobbiamo abbandonare questo tratto di mare. A noi è stato e sarà come noi lo vogliamo. Una favola di Antonio Carcarino e Angelo Rodriguez, detto il messicano. Angelo ha vissuto una sua personale favola come partecipante alla trasmissione di Rai 1 Affari Tuoi, condotta con maestria da Flavio Insinna. Ecco, per far sì che la morale della favola dei tuffi sul litorale di Portici abbia un ascolto più vasto, Angelo e Antonio coinvolgono con un messaggio Flavio Insinna. Bruno l'ha intervistati, ascoltiamoli. Antonio Carcarino, con un gruppo che non finisce mai. Fammeli inquadrare tutti quanti, compreso quello che chiama Giancarlo. Loro lo vuoi chiamare Giancarlo, ma fai ci ha battuto con te, va bene? Lo vuoi chiamare Giancarlo? Lo vuoi chiamare più Giancarlo? Bravo! Vieni, vieni, Giancarlo. Allora Antonio, parlaci un attimo di questo cartello, perché? Questo cartello è emblematico a quello che è stata la manifestazione che abbiamo fatto ultimamente con un tuffo a mano. Noi siamo i principi del litorale di Portici, centro storico, non solo di Portici ma anche di Napoli. Però questo cartello ha un significato specifico stasera, anzi oggi pomeriggio, e ti spiego perché. Tu hai intenzione, siccome vicino a te c'è un personaggio che ha fatto storia in questi ultimi giorni, permetti che lo inquadro, sì. Ed eccolo qua, ed è lui, il famoso messicano, chiamano messicano, dicono che lui ha spopolato in quella televisione, è giusto, ha spopolato. Allora, ritorno da te, perché è emblematica? È emblematico perché questo cartello alla fine finisce con le sirene. Qua siamo sempre a Napoli, partendo era la sirena del nostro gruppo. Perdonami, si parlava di emblematico perché dovevamo mandare questo cartello a qualcuno che apparteneva al discorso di Angelo Rodriguez. Trasmissione che lui ha fatto, a fare noi, e quindi riteniamo che sono delle persone gregge, delle persone che comunque hanno dato spazio ad Angelo, e quindi vorremmo che comunque darebbero anche spazio a noi, che siamo amici del messicano e di cui ci teniamo troppo a questa amicizia e a quello che lui è stato e ha fatto. Ok, ora facciamo dire due cose al messicano che deve mandare ad Insinna, mi pare. Come si chiama questo conduttore? Io lo conosco, dillo Flavio, tu. Flavio Insinna. Una bravissima persona, una persona veramente eccellente, con un cuore grandissimo. Cosa vuoi da Insinna, da Flavio Insinna, tu? La prima cosa, voglio fargli tanti tanti auguri di un felice 2015 che possa essere pieno di successi. Voglio abbracciare tutti i concorrenti, quelli che ci sono e quelli che verranno. È un grosso in bocca al lupo. Parlando di favola, io ho iniziato il discorso nel dire favola, sì. Tu hai fatto la tua favola con Affari Tuoi. Ora che fai? Affari con chi? Con Antonio? Vuoi risolvere questo problema? Noi abbiamo un problema. Noi abbiamo difficoltà a bagnarci. Le ultime parole famose sono? Le vie del mare sono le vie della libertà, nessuno ce ne può togliere. Ci hanno abbandonato, noi resteremo qui perché siamo irriducibili e non ci stancheremo mai. Non andare via! Non ci stancheremo mai di dire la nostra e di portare a termine quello che noi diciamo, scogliere emersa e definizione di questo litorale storico Portici. Gente, salutatemi! Ciao Flavio! Ciao Flavio! Ciao Flavio!